Sono tre nel territorio casalesco i sindaci che, con la riforma approvata dal Consiglio dei Ministri giovedì, possono aprire la strada per la prima volta nella storia al quarto mandato. E se Mario Bazzani a Torre de' Picenardi ha già detto no, abbiamo poi Alessandro Gozi a Martignana di Po e Mario Penci a Tornata. Su Tornata torneremo a breve, a Martignana invece l'intenzione di Gozi è di andare avanti, anche se per la decisione definitiva si dovrà attendere all'incirca una settimana. Ci eravamo già incontrati il 10 gennaio perché era l'idea di ripartire con tutto il gruppo per vedere appunto di rifare una lista, però pendeva questa sorta di spada di Damocle sulla decisione e abbiamo rimandato. Ci vediamo giovedì questa settimana, io riproporrò, ovviamente a me farebbe piacere ancora, visto che non sono ancora decrepito come età, per portare avanti ancora tutte le cose che abbiamo iniziato e che ovviamente vanno portate avanti. Ricordiamo che Gozzi, due volte vincente nei primi due mandati contro sfidanti diversi, al terzo tentativo aveva dovuto battere soltanto il quorum, essendo stato l'unico candidato. La prossima primavera, che partita sarà? La legge è tornata utile perché da tempo si fa sempre più fatica a trovare dei candidati, sia dei candidati sindaci, sia dei candidati al consiglio comunale. Soprattutto nelle piccole realtà come la nostra, è molto difficile, ecco, quindi i tempi sono questi.